a Savelletri per incontrare Alessandro Moscato, vincitore del premio Giovane Holden 2012 per la sezione Romanzo Edito. Una soddisfazione non da poco? Sì, è stata una bella soddisfazione ricevere un premio così importante a livello nazionale, e assolutamente poi in modo del tutto inaspettato. È un premio che mi dà una particolare gioia, perché in realtà già nel titolo del premio si fa palesemente omaggio a uno dei libri più belli del Novecento, che è appunto Il Giovane Holden di Salinger, un libro che tra l'altro ha contribuito alla mia formazione letteraria, insomma anche di passione nello scrivere, che poi ho riversato nella pubblicazione di questo libro. Una bella soddisfazione, insomma. Il romanzo si chiama Tuban. Chi o che cosa ti ha ispirato? Tuban è nato in alcune circostanze un po' strane, ma come credo spesso avvenga per molti libri. È nato in un momento in cui molte cose della mia vita stavano cambiando, ed è effettivamente un romanzo incentrato proprio su questo particolare argomento, il cambiamento. Tuban, come dice il titolo stesso del libro, in realtà è il nome di una stella che anticamente, stando a quelli che sono un po' i dati astronomici, a causa del movimento di precessione della Terra indicava il Polo Nord. Adesso c'è Polaris, però anticamente c'era Tuban. Questo fatto di cambiare i punti di riferimento nella vita di ognuno, poi, in senso quasi metaforico, ha fatto sì che venisse fuori poi il titolo Tuban di questo libro. È la storia di un uomo che di punto in bianco nella propria esistenza si trova a dover affrontare un cambiamento importante, notevole, la perdita, insomma, della compagna, della persona amata, e quindi il doversi riadattare a quello che la vita poi con sorpresa, insomma, gli pone davanti. Questo cambiamento poi lo porterà, anche se inizialmente c'è una fase di sbandamento, ad accettare quanto di nuovo arriva nella propria vita e a capire poi che forse il filo conduttore del libro è un po' anche il messaggio nascosto, che qualunque cosa nuova arrivi nella vita di chiunque in realtà ha sempre una connotazione positiva, mai negativa, assolutamente. La crisi attanaglia tutti i settori, compresa l'editoria. La scrittura può ancora essere una professione? Io dico di sì e credo fortemente di sì. Tant'è vero, insomma, che negli ultimi anni il numero degli scrittori si è letteralmente moltiplicato. Se pensiamo che negli anni 90 erano pochissimi quelli che potevano definirsi professionisti che facevano questo mestiere, e ricordo infatti che negli anni 90 ogni grande casa editrice italiana lanciava all'anno uno o due nuovi autori. Oggi invece sono tantissimi, siamo in tantissimi. E tutto è comunque sia incentrato nel bene e nel male su quel canale nuovo, innovativo, appunto, che trasporta anche le produzioni letterarie, che è poi il web, su quale penso bene o male tutti quanti prima o poi dovremmo spostarci. Hai già in mente il nuovo lavoro? Sì, il nuovo libro è già pronto e anche da un bel po'. E spero venga pubblicato presto, perché insomma è in corso una trattativa con un editore, speriamo di accordarci a breve e che possa uscire, io spero, nei primi mesi del nuovo anno.